Alla 13ª edizione di CISE, Coldiretti, Cuneo ha partecipato portando avanti la sua battaglia contro il cibo ed il latte sintetico, in difesa e a tutela di allevatori, produttori e consumatori e per proteggere quelle che dai formaggi DOP a quelli di alpeggio sono vere e proprie eccellenze del Made in Cuneo. Presso il proprio stand istituzionale, Coldiretti ha sensibilizzato il pubblico e i consumatori intervenuti grazie a pannelli grafici e materiale informativo riguardante i rischi e i pericoli del latte sintetico. Per amplificare maggiormente il messaggio, anche sui canali social, durante la manifestazione, con l'hashtag Sia al cibo naturale, è stata promossa la possibilità di scattarsi un selfie con lo slogan della campagna all'interno di una cornice grafica predisposta presso lo stand. Tra i primi entusiasti aderenti alla campagna di sensibilizzazione, anche il sindaco di Bra Giovanni Fogliato, il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, il presidente di Zona Bra Luca Beltrando e il delegato giovani impresa provinciale Marco Bernardi. Inoltre, presso lo stand è proseguita la raccolta firme per una legge che vieti la produzione e la commercializzazione sul suolo italiano di cibo sintetico. Tantissime sono le autorità che hanno partecipato all'inaugurazione di questa 14ª edizione di CISE, che è un evento di celebrazione delle eccellenze che questo settore è in grado di produrre. È importantissimo che questa fiera, che è la più importante al mondo, avvenga proprio qui in Italia in questi giorni e trovi la sua collocazione ideale. Abbiamo parlato in questa inaugurazione moltissimo di protezione dei prati stabili, protezione quindi del mestiere che questi allevatori continuano a fare in un territorio che viene definito così marginale, ma che marginale non è perché la produzione di questi formaggi avviene in un territorio che rappresenta il 70% delle aree disponibili per l'agricoltura in Italia, quindi un territorio tutt'altro che marginale se non per questa mera definizione. Quello che Coldiretti sta cercando di fare è quello di proteggere proprio il prezzo minimo che gli allevatori e i produttori comunque di prodotti agricoli possano ricevere per le produzioni che portano a termine ogni anno. Il decreto sulle pratiche sleali va ad integrare la direttiva europea e che è in forza ormai da più di un anno e proprio recentemente Coldiretti si è attuata per denunciare il gruppo Lactalis, che è una multinazionale francese che racchiude ormai diversi marchi come Parmalat e Invernizzi, proprio perché il contratto di fornitura del latte è stato modificato in maniera unilaterale, quindi senza accordo preventivo con i fornitori di latte, con gli allevatori, i produttori, causando quindi una remunerazione del loro prodotto inferiore e non concordata. Quindi questa è stata una delle prime azioni di attuazione in seguito a questo decreto sulle pratiche sleali, di portata sicuramente storica e nazionale a protezione del settore agricolo e degli allevatori. A CISE, come Coldiretti Cuneo, abbiamo avuto l'onore e il piacere di essere presenti con il nostro stand istituzionale per parlare con il consumatore, per poter spiegare quali sono le battaglie di natura sindacale a tutela dei nostri associati. In modo particolare ci siamo concentrati sul cibo sintetico e su quello che è un'importanza di tutela di quello che è un cibo buono, sano, sostenibile, proprio perché stiamo vivendo un momento difficile, un momento particolare, e andremo a confliggere con quelli che sono gli interessi delle multinazionali che a livello comunitario, a livello anche internazionale, perché ci sono degli stati come Israele ad esempio che hanno già riconosciuto il cibo sintetico, la possibilità di vendere prodotti preparati in laboratorio. Ecco, noi come Coldiretti siamo assolutamente contrari a questo. Per noi il cibo deve essere prodotto dai nostri agricoltori, deve essere coltivato quindi con il lavoro manuale, col lavoro delle famiglie, degli imprenditori agricoli, e deve essere un cibo buono, naturale e sostenibile. Noi in questo ci crediamo molto ed è per questo che a CISE abbiamo sfruttato l'occasione per far capire che la bontà dei formaggi nasce proprio perché il latte è un latte che è munto da animali che mangiano un prodotto buono, un prodotto salutare e un prodotto assolutamente sostenibile.